Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata della Politica Resta a Casa. Io sono Laura Mastro Berardino e qui con me. Buongiorno a tutti, Andrea Del Corno. Domenica mattina ci ritroviamo per la nostra consueta puntata di La politica resta a casa. Oggi è una puntata speciale, primo perché abbiamo un bel po' di ospiti, come le persone che ci seguono da social possono già vedere, e secondo motivo perché Andrea, io purtroppo sono in montagna durante un temporale fortissimo, quindi mi scuso già con i nostri ascoltatori per eventuali rumori sottofondo. Comunque oggi parliamo di impresa in quanto eccellenza d'Italia, giusto? Prima di parlare di impresa, parliamo anche di locazioni, spazio-temporali, perché tu sei in montagna sotto il temporale, speriamo bene. Alice Pisapia, che con l'occasione presente collabora con l'Ordine, esperta d'avvocato, esperta di diritto europeo, è in montagna e poi ci racconterà della sua simpatia per la montagna. Maurizio Ebano, che adesso ci dirà, e Piero Marzotto, che è qui in casa con me, in realtà al piano di sotto, perché poi ci ritroviamo più avanti. Quindi siamo dislocati ovunque. Maurizio Ebano, dici di te. Io sono il direttore della rete Veneto Eccellenze, che aderisce a Casa Artigiani Nazionale. Siamo una serie di associazioni di categoria di piccoli e medi imprenditori, dall'agricoltura per arrivare al manifatturiero tradizionale. E abbiamo con noi anche Piero Marzotto, che è imprenditore alberghiero a Milano e Torino. Quindi Laura, cominciamo. Sì, cominciamo. Io sono molto contenta di questo parterre anche diffuso. Intanto abbiamo una rappresentanza del Lombardo-Veneto, che è, insieme ad altre regioni sicuramente, ma sono tra le due regioni motore d'Italia. E parlare oggi con gli imprenditori che sono l'eccellenza di questo paese sembrava il modo migliore per poter parlare di fase 3, ossia di come l'Italia può uscire da questo momento così grave. Allora vorrei iniziare con qualcuno che appunto si occupa del settore alberghiero. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito alla vostra trasmissione. Allora, il mio settore è probabilmente uno dei più penalizzati dal coronavirus, per un semplice motivo. Il nostro settore vive sulla capacità e la possibilità che hanno le persone di muoversi. Nel momento stesso in cui le persone vengono bloccate, il mio settore tracolla. I dati di quest'anno io posso riportarvi. L'ultima ricerca che ha fatto Federalberghi Nazionale e vede un 70,3% di fatturato in meno che solo nel comparto alberghiero quota 16,5 miliardi di euro. A parte i conti, che sono assolutamente devastanti, quello che è estremamente importante ricordare, parlando del mio settore, che è un settore ad alto percentuale di lavoro umano. Sostanzialmente noi abbiamo un altissimo numero di addetti rapportato al fatturato che noi produciamo. Per cui l'impatto di questa crisi, al di là dei numeri, è soprattutto in termini occupazionali. Io ho una curiosità, è vero che in molti alberghi, quelli che adesso hanno riaperto, si applica anche una tassa Covid ai fruitori, a quei pochi fruitori? No, assolutamente no. Non c'è nessuna tassa Covid, anzi i prezzi sono decisamente, ma decisamente più bassi rispetto all'anno scorso. Qui va fatta una divisione sia temporale che di destinazione. Allora, ci sono le destinazioni leisure, guardo Alice Pisapia tipo Bormio e probabilmente delle destinazioni di mare che per i mesi di luglio e agosto stanno vedendo una buonissima occupazione. Invece le città, le città d'arte e le grandi città che hanno un turismo completamente differente sono sostanzialmente ferme. Questo è un po' il quadro che rispecchia un po', la necessità di fuga che si sente da parte delle persone. Tutte la
le foto che vediamo sui giornali di spiagge strapiene o bar affollati, sostanzialmente è una voglia di uscire dalle quattro mura domestiche e riprendere, diciamo, a vivere all'esterno. E questo è molto comprensibile, e magari poi parleremo di qual è la necessità per sostenere, perché la città d'arte è un elemento, come dire, il core business in qualche modo, no? Perché l'estate poi passa. Assolutamente sì. Il tema più grosso sono due. Uno tecnico, che proprio riguarda la struttura dei fondi necessari per poter riprendere il nostro settore, sia per mantenere adesso le nostre aziende vive, che poi rilanciarle. L'altro punto altrettanto importante è, diciamo, inerente al comportamento delle persone. Di fatto c'è quello che percepisco è che c'è ancora esclusi i giovani da parte di un segmento di mercato, diciamo, che va dai millennial verso generazioni intorno ai 40 anni, c'è ancora paura dello stare insieme. Diciamo che ci sono due filoni da guardare. Uno che riguarda l'aspetto puramente tecnico, economico e finanziario, e l'altro è come gestire il timore che hanno oggi le persone dello stare insieme. Posso chiederti, se lo sai, che percentuale di alberghi oggi è aperta? La percentuale di alberghi aperti è bassissima. Adesso, di preciso, su Milano non te lo so dire, ma saranno una ventina, una trentina di alberghi aperti. Il dato più inquietante è la percentuale di occupazione che ha Milano. Noi abbiamo dati in cui gli alberghi sulla città di Milano, gli alberghi aperti, hanno un 15% di occupazione, che è niente in un mese in cui tutta Milano lavorava al 70%. Gli alberghi sostanzialmente che aprono in questo periodo sono o alberghi che hanno particolari tipi di contratti o i grandi alberghi. Per esempio, io sono aperto su Torino perché aprire una struttura grande, sono 125 camere, non ha un costo marginale significativo. Sono invece chiuso a Milano perché è un albergo piccolo, e riaprire ha dei costi estremamente importanti. Io vorrei adesso andare e chiedere a Maurizio Ebano come invece sta affrontando la categoria imprenditoriale. Tu ti occupi, Maurizio, a Venezia di una rete addirittura di imprenditori, quindi non solamente un reparto ben definito. Io vorrei sapere, a parte l'impatto che sta avendo questa crisi, perché immagino che anche in Veneto sia altissimo, ma cosa una rete come la tua, come Veneto Eccellenze, si sta proponendo di fare, come si stanno muovendo gli imprenditori, se si stanno muovendo? Intanto grazie di avermi invitato. Io credo che quello che sosteneva prima Piero Marzotto sia il primo problema di impatto che tutti noi abbiamo. Abbiamo una massa di cittadini che hanno poca voglia di muoversi. Da un lato sicuramente perché non si sentono ancora sicuri grazie a questo battage che continua a livello televisivo, giornalistico, sul Covid. Nel momento in cui si continua a sostenere che c'è ancora un problema, che ha paura di essere contagiata, avendo paura a muoversi, tutto quanto quello che gli ruota attorno, dal turismo allo stesso manifatturiero, cioè pertanto andare a comprare una camicia in negozio, porta alla non volontà di fare acquisti. Non essendoci gli acquisti interni, per ovvie ragioni, l'economia non si muove. Questo è un primo problema che non riusciamo ad affrontare, proprio perché non riusciamo ad avere quei canali privilegiati culturali per riuscire a spiegare alla gente che se noi manteniamo una certa sicurezza, se i nostri locali, negozianti di qualsiasi settore, aziende manifatturiere, alberghi e via dicendo, mantengono una politica di sana tenuta, di salvaguardia
di pulizia, di tutto quello che ci vogliamo mettere, e i nostri imprenditori questo lo stanno facendo ormai da aprile in poi, ovviamente non c'è la preoccupazione di muoversi, andare in negozio, andare in ristorante, andare in albergo, andare su un'altra città. Finché si continua a livello di presenza giornalistica in televisione, nei giornali, a annunciare i morti, a annunciare quanti casi di Covid sono evidenziati oggi, e ricordiamoci, aprite il telegiornale, qualsiasi sia di qualsiasi canale, la prima notizia è questa. Tolto questo, c'è un problema di programmazione. La programmazione ovviamente è saltata tutta la vecchia politica che avevano un po' tutti, cioè l'internazionalizzazione che abbiamo avuto spinta negli ultimi 20 anni ha portato che tutti gli imprenditori erano alquanto sicuri nell'alberghiero, perché avevano Booking che arrivava di prepotenza e gli dava la possibilità di riempire il loro albergo. Nel ristorante, perché c'erano altre situazioni di programmazione che riempivano. Tutto questo, colpa del Covid o non colpa del Covid, è saltato. La cosa che noi stiamo cercando di fare, come diceva prima la Laura, è quello di costruire una politica di rete in tutti i settori, per riuscire a che la piccola e media impresa, che lo satura bene o male del nord-est e di una parte anche della Lombardia, Brescia, Mantova e Bergamo, riescono in un modo o nell'altro a tutelarsi per riuscire a dare quelle risposte agli acquirenti, al mercato, che siano diciamo eque in termini sia di prezzo che di proposta. L'unica soluzione che abbiamo trovato, partendo da noi, che ci siamo in un modo o nell'altro riorganizzati in rete come associazioni di categorie, è quello di riuscire a costruire una politica di rete. La stiamo facendo tra l'agricoltura e i caseifici, cioè la parte di produzione gastronomica, lo stiamo facendo per l'edilizia, sapendo che le politiche di questo governo sono solo unicamente per le grandi imprese, e ovviamente la rete è il sistema più semplice organizzativo per presentarsi nei confronti della massa critica, pertanto del mercato, e ovviamente riuscire a rispondere complessivamente come se fosse una grande impresa. Beh, il tema è, Laura, direi che è piuttosto interessante, perché è il rapporto fra Stato e territorio. Il territorio si organizza decisamente. Ma noi siamo qui anche con Alice Pisapia, che, come dicevamo, è esperta di diritto europeo, perché ci interessa anche l'aspetto europeo. Allora, se dobbiamo parlare di Europa, ci verrebbe da dire che forse l'argomento più interessante è il denaro. Vale a dire, noi abbiamo l'Europa come questo fondo cui attingere, no, in qualche modo, perché è lì che ci aspetta. E diciamolo! Sì, diciamolo, con queste casse piene di dobloni. E in fondo, entro certi limiti, se anche i turisti non vengono negli alberghi, se l'Europa ci paga, pazienza, verranno più avanti. No, ma adesso lo dico come battuta, Ma mi viene da dirti, come cavolo si fa ad avere i soldi dall'Europa? Cioè, nel senso, l'imprenditore che deve accedere a un fondo, a un finanziamento, o comunque deve entrare in un circuito di questo genere, che cosa fa? Premesso che ovviamente non voglio assolutamente pensare all'Europa in maniera esclusivamente strumentale, come vedete anche sulla mia giacca, cioè un vessillo europeo, quindi diciamo che rimango fermamente convinta che tutto debba muovere da un principio solidaristico che purtroppo in questi mesi da parte di molti stati membri è mancato. Detto questo, come si fa a cedere ai soldi dell'Unione Europea? Si fa aiutandosi sotto degli aspetti tecnici. I fondi strutturali che sono a disposizione degli stati sono di due tipi: fondi strutturali direttamente gestiti dalla Commissione Europea e fondi strutturali destinati agli stati membri con una programmazione settennale. Nel 2021 partirà la prossima, ad oggi sta terminando
quella precedente, e quindi c'è un importo di denaro che viene negoziato con ciascuno Stato membro, che viene attribuito a ciascuno Stato membro. Devo dirvi che in questo l'Italia non prende poco, nonostante svariate indicazioni giornalistiche, ma l'Italia non prende poco. Certo, prendeva di più negli anni passati, perché proprio in virtù di quel principio solidaristico di cui accennavo prima, l'asse dei finanziamenti si è tendenzialmente spostato da sud a est, perché ovviamente con l'allargamento, l'ultimo allargamento, sono entrati paesi che avevano un PIL tendenzialmente più basso rispetto agli stati membri che erano già parte dell'Unione, e quindi hanno beneficiato di più paesi nuovi come la Polonia, come la Bulgaria. E l'Italia, che per molto tempo aveva beneficiato in via privilegiata insieme alla Grecia, alla Spagna come asse sud, ha iniziato a beneficiare un po' meno. Ciononostante, appunto, ne beneficia molto, e in questa politica di settennato che viene negoziata con il governo viene deciso come allocare questi fondi strutturali, che passano per l'autorità di gestione, che è la regione. Quindi ciascuna regione è autorità di gestione. Quindi tutta una serie di bandi che poi noi troveremo sul sito delle varie regioni, io adesso vi parlo per esempio di Regione Lombardia, risentono di scelte politiche di Regione Lombardia nell'allocazione di questi fondi, perché ovviamente l'Unione stabilisce quali sono le macro aree, ma l'autorità di gestione sia a livello nazionale che a livello regionale decide poi come ripartire all'interno di quelle aree, di quelle macro aree, per argomenti. Quindi, e questo è un settore di fondi europei, di finanziamenti strutturali che possono arrivare agli imprenditori e che quindi trovano disponibili, ancora una volta lo ripeto, sul sito della regione, ma in realtà il soldo, il dietro, il finanziamento è sempre di tipo europeo. Dopodiché ci sono quelli che invece sono finanziamenti europei gestiti direttamente come autorità di gestione dalla Commissione europea. Il bando viene pubblicato sulla DG di riferimento del Dipartimento Direzione Generale della Commissione europea. Io per esempio mi occupo insieme all'Ordine degli Avvocati di una serie di fondi inerenti Direzione Generale Giustizia, quindi attività, sviluppi sul settore giustizia. In questo caso la caratteristica tipica di questi finanziamenti deve essere che il progetto nella sua natura deve avere una finalità europea, quindi deve tendenzialmente coinvolgere più di uno Stato membro. Questa non è una caratteristica sempre necessaria, dipende ovviamente dal bando, ma tendenzialmente necessaria. Il finanziamento è operato attraverso un cofinanziamento, quindi fino a un massimo dell'80% erogato dalla Commissione e un 20% messo sulla linea di investimento dall'impresa che lo riceve. Questo proprio per ingaggiare nell'attività imprenditoriale, non attraverso un fondo perduto, un mero fondo perduto. Quindi direi che come prima panoramica, ecco, questa distinzione tra questi due tipi di finanziamenti era necessaria. No, è fondamentale, anche se abbiamo parlato di fondi imperduti. Ora, capisci, visto il periodo, da imprenditore che prende appunti, parliamo di fondi perduti europei, o meglio, fondi ritrovati. Come facciamo a trovarli? Dobbiamo affidarci per forza a un esperto? Allora, la questione del fondo perduto è diversa, nel senso che il fondo perduto viene visto dall'Unione Europea ovviamente come un sussidio, come un aiuto, il che va benissimo, ma non appartiene alla categoria dei fondi strutturali, nel senso che i fondi strutturali sono un volano di sviluppo, un volano per iniziare un progetto che l'imprenditore da solo non può affrontare. Per esempio, inerenti, immaginiamo, una delle priorità della Commissione per il prossimo settennato, lo sappiamo già, è lo sviluppo di tutto quello che è intelligenza artificiale. Quindi tutto il settore, in qualche modo, chiamiamolo internet e successivi, di sviluppo delle attività di servizi, collegate all'attività di servizi. Quindi app per integrare, ad esempio, un servizio alberghiero insieme ad altri servizi accessori per costruire una vacanza ad hoc. Immagino delle cose assurde, ma insomma, questi potranno certamente trovare una possibilità di finanziamento nel fondo strutturale. Per quanto invece riguarda il fondo perduto, ecco, quello è un altro, è diverso. Il fondo perduto tendenzialmente viene dallo Stato, da ciascuno Stato, non dall'Unione Europea, perché è un sussidio e quindi come tale non dovrebbe creare un volano economico, no, per la ripresa. Il sussidio tendenzialmente è vissuto dalla Comunità Europea come un meccanismo assolutamente negativo, non virtuoso,
certo. E addirittura in qualche modo da... Ecco, detto questo, ovviamente mi consentite di dire che nella crisi sarà anche possibile che l'Unione Europea, negoziando questo Recovery Fund, preveda anche delle possibilità di erogazione, per esempio, al settore del turismo, che sicuramente non solo in Italia è uno dei settori più colpiti in assoluto, però lo vedrei tendenzialmente come misure straordinarie, un po' come ci sono state in passato misure straordinarie quando c'è stata la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008-2009. Ecco, sono state adottate una serie di misure salvabanche, eccetera, eccetera, da parte della Commissione per la gestione della crisi, ma quindi, come dire, era un tipo di aiuto puntuale per la gestione di un'emergenza. Sul Recovery Fund, secondo me, dovremmo aprire un capitolo, perché ho il sospetto che sia un tema ancora abbastanza in alto mare, tutto sommato, nella sua strutturazione. Cosa, secondo te, Piero, cosa andrebbe fatto nell'immediato, al di là dell'atteggiamento della gente, per sostenere, per evitare che poi magari non riaprano strutture o che ci siano serie difficoltà in futuro? Perché se la crisi si protrae, la faccenda si fa sicuramente più complicata. Quindi in pillole, così poi dopo con Alice facciamo un progettino di intelligenza artificiale che cerchi i turisti che non hanno paura, facciamo un algoritmo. Cioè, finiamo la puntata pronti per cercare dei finanziamenti europei. Anche Evano che ci ha detto che il territorio è pronto, qui noi dobbiamo partire. Come Italia prendiamo l'occasione, insomma diamo un segnale di innovazione, no? In qualche modo. Maurizio, Piero, ci stai? Sei pronto anche tu? Sono qua. Stavo ascoltando perché è molto interessante. Poi devo dire che ci sono, almeno dall'esperienza mia come associazione di categoria, dobbiamo ricordarci che molti contributi da parte della comunità europea sono arrivati negli ultimi anni rispetto ai due grossi progetti sul risparmio energetico, il progetto LIFE, LIFE come viene chiamato, e Horizon. E non si può trascurare questo in un momento in cui dobbiamo rilanciare l'economia e al di là di quello che dice il governo, uno dei livelli importanti di rilancio dell'economia è l'economia verde, che non sono unicamente le biciclette, ricordiamocelo, no? o i contratti di quello che vogliono finanziare. L'economia verde vuol dire riuscire a generare una economia di risparmio dall'abitazione ai trasporti, all'azione della singola impresa, dove si riesce a risparmiare energia, oppure d'altra parte trasformare l'energia da quella che diciamo, viene prodotto oggi dal carbone in altri livelli di gestione. Ecco, su questo un elemento, vi ho accennato appunto a uno degli argomenti, dei topic della prossima programmazione, e l'altro è assolutamente, Maurizio, concordo con te al 100%, la questione green, quindi tutto ciò che sarà uno sviluppo delle attività sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale, rivedendo anche la politica ambientale dell'Unione. Sto pensando per esempio all'impatto della pesca, alla questione dell'impatto degli allevamenti intensivi, quindi tutti questi aspetti sono diventati ovviamente una grande priorità, e l'Unione su questo metterà a disposizione ampie disponibilità economiche per lo sviluppo appunto di progettualità in questo senso. Posso buttare a tutti una sassa ulteriore? Noi da marzo di quest'anno stiamo vivendo di contributi. Anzi, a dire il vero, questi ultimi governi dal 2018 in poi ci hanno insegnato che è meglio dare dei soldi ai disoccupati piuttosto di dargli del lavoro, no? Però al di là di questo, una delle cose che riconferma anche la stessa Ursula, presidente della Commissione, è che piuttosto di dare sussidi, cerchiamo di dare contributi all'impresa perché in un modo o nell'altro riesca ad abbassare i costi di vendita. Allora, se noi vogliamo fare una politica corretta, la politica corretta dovrebbe essere per il rilancio delle nostre imprese, la ricerca come base di partenza, pertanto dare contributi a chi fa ricerca, pertanto agli ingegneri dentro le imprese, agli stessi operai che danno dentro le imprese, tagliando sulla parte contributiva
incentivando i compensi ai dipendenti. In questo modo io come industria, come impresa, come manifatturiero, che poi ribadisco sempre quello, se l'impresa lavora c'è gente che guadagna, nel momento che c'è gente che guadagna può andare in vacanza e spendere soldi o in ristorante o in bottega a comprarsi una camicia. Pertanto il ragionamento è: se noi riusciamo ad abbassare e facciamo una politica corretta di sviluppo, perché si faccia ricerca nel vero senso della parola, dalla ricerca, in particolar modo su una ricerca green, chiamiamolo in questo modo, che vuol dire tutto, green vuol dire anche dentro nei nostri uffici riuscire a risparmiare la corrente elettrica, perché nel momento in cui io accendo e spengo l'interruttore nei momenti corretti faccio un risparmio energetico. Una cosa che ho insegnato ai miei collaboratori è quello di a fine giornata chiudere il computer, chiudere i video, tranne i server, ma adesso sono a livello di cloud esterni e vi dicendo, perché anche quello è un risparmio economico e energetico importante. Perciò il ragionamento è: noi dobbiamo fare ricerca che sia ricerca green, dobbiamo andare a richiedere contributi per le imprese per riuscire a diminuire i costi sulle vendite, piuttosto di dare l'incentivo di 500 euro sul monopattino, vediamo di produrre il monopattino a un costo più basso. Posso? Sì, infatti volevamo la tua opinione. Intervento. Allora, io per tematiche del territorio sono molto sensibile. Io vivo sostanzialmente sulla capacità che ha il territorio dove opero di attrarre turisti. E questo è il primo punto che vorrei esprimere per collegare la mia categoria a tutto quello che la circonda. Attività di breve periodo sono sicuramente liquidità. Il problema grosso che tutta la mia categoria sta vivendo, ma credo che anche la maggior parte degli imprenditori oggi stanno vivendo, è una difficoltà a ottenere quello che i vari decreti hanno promesso. Si è evidenziata tantissimo, a mio avviso, una grande barriera che c'è tra chi decide cosa fare e chi poi deve applicare. Io non so se è un problema di burocrazia, è un problema tecnico, è un problema legislativo, però di certo c'è il tempo che è trascorso tra la decisione e la messa in atto di quello che la decisione era, è troppo, e in questa fase noi la stiamo pagando durissimamente. Questo però è brevissimo periodo. Riguardo poi al resto, io credo che al di là di tutte le problematiche tecniche per ottenere i fondi, sarebbe molto interessante cercare di capire la ratio che c'è dietro la distribuzione di questi fondi. È vero, il tema green, ma che vuole green? Speriamo che non sia soltanto un pretesto per riconvertire aziende decotte su prodotti che non possono stare insieme. Il green si entra in un vespaio, è difficilissimo. Insieme al green ci sono tantissimi altri temi che mi piacerebbe capire come i fondi europei si stanno correlando: il tema dell'istruzione, il tema della burocrazia e della semplificazione. Insomma, c'è un tema di breve periodo che concerne proprio ai fondi spiccioli che ho bisogno, è un tema invece di magari concettuale di medio periodo che riguarda invece la ratio con cui questi fondi vengono poi declinati e dati. Un ultimo tema è il territorio. I territori oggi hanno una grandissima opportunità. Questo fermo gli consente quasi di riraccontarsi. Sarebbe bellissimo che città, destinazione trovassero il tempo di rimettere in evidenza le proprie eccellenze. Questo nel frenesia degli anni scorsi si è un po' perso. Partendo da questa eccellenza, secondo me si può parlare di una distribuzione di fondi. Sicuramente il tema della questione, come dire, dei meccanismi
tecnici e burocratici dell'accesso ai finanziamenti, è vero. Nella mia esperienza, seguendo i progetti giustizia con l'ordine e non solo, quello che vi posso dire è che i progetti buoni nel senso che avevano una sostenibilità, avevano una coerenza con il pensiero della commissione, con le linee guida, con tutti dei documenti che sono disponibili, ma che ovviamente hanno bisogno di essere in qualche modo letti da un esperto della materia, tendenzialmente sono stati finanziati, hanno ottenuto il finanziamento. Uno degli elementi chiave però di questo finanziamento sono due aspetti. Uno, la sostenibilità economica anche al termine del finanziamento, proprio perché non deve essere vissuto come un sussidio. E il secondo aspetto è la questione del consorzio con cui uno va a fare domanda per quel finanziamento. Perché ovviamente l'Unione Europea tende, ha sempre fino ad oggi teso a sviluppare il mercato unico dell'Unione. E quindi l'interazione tra paesi dell'Unione, la replicabilità di un progetto sul territorio europeo in modo da poterlo trasporre ad altri stati membri. I progetti che avevano un consorzio interessante con un minimo di 3 stati membri e che, ripeto, dal punto di vista tecnico avevano delle possibilità buone, sono stati finanziati. Ma la questione del consorzio è centrale. Non si può andare sul mercato europeo a chiedere un finanziamento alla Commissione dicendo: io sono, per esempio, l'Ordine degli Avvocati di Milano e voglio fare una banca dati per l'Ordine degli Avvocati di Milano. Tutto molto interessante, ma a livello, come dire, di mercato interno dell'Unione, Milano ovviamente è un piccolo spillo e non interessa, non è finanziabile, non ha un impatto sul mercato unico. Se invece ci mettiamo in rete con l'Ordine di Parigi, una realtà, non lo so, un'università spagnola e un centro di ricerca olandese, allora il nostro progetto avrà una portata completamente diversa, un respiro completamente diverso e anche una replicabilità completamente diversa. E sono le esperienze, questo è una rete di lander in qualche modo, cioè è come se tu partissi dal presupposto che il territorio è un settore, ma questo settore deve entrare in sinergia con altri territori. Esatto. E quindi creando un link fra varie esigenze si può creare un progetto comune. Tendenzialmente fino ad oggi spesso mi è capitato di incontrare imprenditori che volevano attraverso finanziamenti non finanziare un'innovazione. Il finanziamento europeo paga un'innovazione, la creazione di qualcosa che prima non c'era e grazie al finanziamento europeo viene in essere. Ecco, noi abbiamo parlato tanto di territorio, sia con Maurizio che parla di reti e in una realtà tipica che è quella del Veneto, dove la piccola e media impresa fa da padrone, non perché ci sia solo quella, però oggettivamente i numeri questo dicono, la rete è fondamentale. Anche Pietro ci ha parlato di territorio e di riscoperta di un territorio. Qui mi viene da dire, e passami la battuta Andrea, che forse il marketing territoriale è la volta buona che sbarca in Italia, in maniera seria. Sarebbe anche ora, cioè in tutto il mondo, non si sa bene, perché in Italia il concetto di fare squadra sia in orizzontale ma in verticale, cioè con agenti diversi che possono però tutti insieme lavorare per un'innovazione, questa cosa non passa. Vuoi vedere che invece il Covid è la scusa buona per far capire, come diceva Alice, che la chiave di svolta non solo per ottenere i finanziamenti europei, ma proprio in una visione di innovazione vera, è la collaborazione tra soggetti diversi che hanno ovviamente delle affinità per giungere a un prodotto nuovo e quindi anche in un modo diverso poi al cliente finale. Però Laura, la tua è un'ottima, ma io chiederei una cosa a loro tre velocissima, perché io ho sempre un piccolo Moloch che mi attende in qualche modo, no? Allora, la burocrazia, dal vostro punto di vista, premesso che non credo che sia particolarmente simpatica a nessuno dei presenti qui in questo momento, dove si intoppa? La burocrazia in cosa effettivamente manca? Al di là del fatto che è complicata, è faraonica, crea ostacoli, eccetera, eccetera. Ma se voi doveste dire adesso, in questo momento, che cosa effettivamente inchioda la burocrazia, che cosa mi rispondereste? Per me la questione centrale è una non chiara attribuzione di competenze. Vi faccio un esempio molto concreto nella gestione di progetti europei.
quando vi è gestione di un progetto europeo direttamente con l'Unione, io interagisco pur attraverso una serie di regole molto chiare, molto complesse, in lingua inglese, in lingua francese, interagisco con la mia DG di riferimento e faccio quello che è previsto. Nel momento in cui io devo interagire con l'autorità di gestione regione, io ho un primo problema che andare a capire con chi devo parlare. Ottimo, e questo, e questo è un punto di vista importante. Partiamo già bene. Piero, tu? Vorrei vedere questo problema prima dal lato, leggendo quello che sta succedendo oggi. Oggi sta succedendo qualcosa di nuovo che richiede delle risposte nuove, degli strumenti nuovi. L'intoppo che secondo me c'è stato è che si sono date delle risposte e abbiamo cercato di metterli in atto con strumenti vecchi. La grande opportunità del Covid era quella forse di creare delle procedure molto più snelle che ci consentissero di ottenere un risultato nella maniera più veloce rispetto a quanto si sta attuando. Questo per dire che, prima di tutto, per una nuova guerra ci vogliono nuovi soldati, per cui probabilmente nuove competenze e nuove visioni. Se io leggo questo fuori Covid, sicuramente una stratificazione di norme che secondo me rallentano, però non sono avvocato, io ho le mie conoscenze di legge si fermano alla mia università, ma... Piero, ti interrompo, ma per dirti che da avvocato ti dico che noi non buttiamo via spesso i vecchi codici, perché non si sa mai che magari si possa venire buona ma... della norma precedente. Mi piange il cuore, cioè io lo vedo, non so, sulle leggi che mi interessano, dalla legge dei lavoratori alle leggi a cui io faccio riferimento, sono strati e strati e strati di norme. In realtà il mondo è cambiato, allora ogni volta che cambia il mondo bisognerebbe trovare una norma differente e cancellare tutto quello che è vecchio. Sicuramente, e tu parlavi di un aspetto positivo della burocrazia, è sempre stato un potere antagonista, cioè sostanzialmente di riequilibrio. Però io dico, veramente, ripeto, è mancato uno dei filosofi che a me piaceva di più, Giorello, in una delle sue interviste diceva, caspita, c'è una nuova guerra, chiamiamola guerra, ma diciamo che c'è un nuovo nemico che richiede un approccio nuovo e tutto quello che ne consegue deve prevedere nuovi soldati, nuove normative, nuovi modi di operare. Altrimenti noi combattiamo qualcosa con degli strumenti vecchi, questo è il punto. Maurizio, quasi paura, lava il quasi, ho decisamente paura a chiedere a un veneto cosa ne pensa della burocrazia. Beh, guarda, della burocrazia, che sia della regione Veneto, che sia dei comuni del Veneto, che sia nazionale, ovviamente ho, come tutti, una cattiva esperienza, e l'abbiamo vissuta tutti con i famosi 25.000 euro, l'hanno vissuta tutti quanti con la cassa integrazione in deroga. Ma perché questo? Perché noi per 20 anni abbiamo voluto abbandonare un sistema corretto di rapporti tra le parti. Manca ormai da 20 anni a questa parte un sindacato dei lavoratori che faccia il suo mestiere. Manca un sindacato dei datori di lavoro che faccia il suo mestiere. Sono tutti in crisi. Perché sono in crisi? Perché sono ancora fermi a quello che gli ha fatto guadagnare fino ad oggi. Cioè sono tutti diventati società di servizi, magari sostituendosi ai commercialisti o ai consulenti del lavoro, e hanno perso la loro identità, che era quella del ruolo contrattuale sindacale, che era il cardine, da un lato, della fondazione del CNEL negli anni 50, dall'altro lato del rapporto tra Stato e corpo laterale della vicenda. In quel preciso istante cosa è venuto fuori? È venuto fuori che si è deciso di andare a rispolverare
la cassa integrazione, perché bisognava dare la cassa integrazione anche a quei settori che non ce l'avevano e che avevano meno di 15 dipendenti, commercio, turismo e vi dicendo, che non ci avevano mai pensato che anche se avevano un dipendente poteva entrare in crisi l'azienda, e ovviamente non ci hanno mai pensato di riuscire a fare una politica per riuscire a dare la cassa integrazione anche a questo. Dall'altra parte, la nostra Bonfornero aveva eliminato tutto questo tipo di procedura e ovviamente siamo trovati in totale difficoltà per riuscire a dare la cassa integrazione a tutti quanti i lavoratori che in un modo o nell'altro questo governo aveva deciso di premiare perché hanno deciso di bloccare tutto quanto l'Italia. La burocrazia ha imposto che, come diceva prima Del Corno, giustamente, caro avvocato, non si butta via mai niente, no? Perché se si butta via qualcosa si crea dei problemi. Che cosa è successo? È successo, siamo andati a rispolverare la vecchia legge sulla cassa integrazione e invece di accelerare il procedimento l'abbiamo incasinato ancora di più, perché col fatto che il sindacato e i datori di lavoro non potevano incontrarsi per firmare gli accordi, col fatto che non dappertutto internet funziona in modo celere, lo stiamo vedendo ancora qua, che c'è qualcuno che ogni tanto sparisce e ricompare, il dato reale qual è stato? Che abbiamo perso del tempo quando potevamo riuscire a dare la cassa integrazione velocissimamente a tutti quanti questi lavoratori. Questo. D'altra parte, il fatto che questo governo decide di dare a un ente che era abituato a fare qualsiasi altra cosa nella vita, come il medio credito centrale, le garanzie per un evento eccezionale, senza considerare che poi d'altra parte c'è una comunità europea che impone ancora con una legge vecchissima che è Basilea 3, che noi non abbiamo abolito, e ovviamente sì, è vero che il governo mi concede la garanzia, ma d'altra parte la banca è obbligata a fare le analisi sulle imprese. Ecco, questo è il problema nella realtà. Abbiamo uno Stato che non è capace di buttare a remengo l'acqua sporca, perché ritiene che il bambino che c'è dentro è più importante di tutto. Cioè, teniamo sempre l'acqua sporca, teniamo sempre i bambini, teniamo sempre tutto, perché in questo modo pensiamo di risolvere i nostri problemi. E questo è, lui tocca un tema interessantissimo, che è quello anche dei corpi intermedi, su cui dovremmo fare una puntata. Ad hoc. Sì, perché i corpi intermedi sono una struttura anche democratica. L'eliminazione dei corpi intermedi è un meccanismo classico dello Stato più autoritario. Quindi assolutamente, in realtà, assolutamente. Quindi, infatti il Cacciari che mi disse, i corpi intermedi sono fondamentali e mi interessa più questo che il governo o altro, perché sono il collante della società poi in qualche modo, no? Piero? Infatti io sono d'accordissimo, sono uno strumento di equilibrio democratico fondamentale. Quello che dico è che il mondo purtroppo cambia e cambia ad una velocità spaventosa. Proprio per star dietro a questo cambiamento bisogna trovare degli strumenti legislativi altrettanto veloci. Questa è la cosa che io come imprenditore sento mancare, cioè il mio mondo cambia ad una velocità folle. Quello che Maurizio chiamava acqua sporca probabilmente erano tutti delle modalità che 10 anni fa potevano andare benissimo, ma oggi non hanno più senso. Faccio un esempio, la cassa integrazione di cui abbiamo parlato. Ma poteva essere immaginata la difficoltà dell'INPS di gestire la quantità folle di richieste che avrebbe avuto durante il Covid? Non era più semplice modificare velocemente la normativa e dare alle imprese lo strumento di mantenere gestire il sussidio e l'INPS ridurre il numero di contatti? Per noi imprenditori che facciamo imprenditoria in un certo modo, i dipendenti sono fondamentali. Io
ho anticipato nel primo round la cassa integrazione, il secondo round non riesco più e comincio a dare il TFR a quelli che me lo richiedono. Ma il mio grande timore era di perdere le professionalità che ho creato in decine d'anni di lavoro. E questo tu hai posto un problema importante, però io devo dire che voi siete troppo bravi. Noi francamente staremo qui tutto il giorno, ma siamo arrivati Piero Marzot, Maurizio Evano, Alice Pisapia, non saprei dire, veramente è vero Laura, direi una... Sì, no, ti dico la verità, non vorrei tanto chiuderla questa puntata, andrei avanti a chiacchierare e spero che anche i nostri ascoltatori abbiano questo desiderio, anche perché io ve lo dico, questa volta magari abbiamo anche avuto qualche problema di connessione, in primis per mia colpa, perché sta venendo veramente giù un diluvio universale qui, ma lo posso usare come scusa per invitarvi tutti, magari tra un po', a rifare il punto della situazione. Sì, assolutamente sì, abbiamo anche tenuto compagnia ad Alice che è in montagna suo malgrado, e quindi per un'oretta, e quindi insomma ci rivediamo tutti una delle prossime domeniche. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi per essere stati con noi, noi ci rivediamo e ci risentiamo domenica prossima con una nuova puntata di La Politica Resta a Casa, sperando che sia piacevole come quella di oggi. Ciao Andrea. Buona domenica. Ciao Laura, buona domenica a tutti.